dirvi che siete meravigliosi, fantastici. E poco. Voglio ringraziare a tutti i miei compagni, a tutti quelli che in tutti questi anni sono stati fianco a me. Ho cercato sempre di quando sono arrivato all'Inter di onorare e difendere questa maglia in qualsiasi paese del mondo. Volevi tornare in campo e ce l'hai fatta. Sì, Roberto Baggio, Franco Varese, Pietro Varese, Berti, Boa, Breno. In campo a San Siro, una amichevole con grandi campioni di ieri e di oggi, ma soprattutto un grande progetto benefico. Ah, a fine benefico? Allora per noi è molto importante poter organizzare nel mio stadio, nella mia città, un evento così importante. Seguito in tutto il pianeta, oltre che essere diretta sulla RAI, su RAI 1, in contemporanea in tutti i continenti. Un grazie speciale va alla Presidenta Anna Maria Tarantola e a chi come Fabrizio Frizzi sarà in campo con noi. Siamo qua a fare gioco di squadra con la grande capitano, col vicepresidente ormai, è una grande occasione, cerchiamo di fare del nostro meglio per coinvolgere il pubblico televisivo di Rai 1, sarà una serata densa perché inizia subito dopo il TG1 e cercheremo di fare, insomma, di raccontare anche molto bene quali sono le motivazioni della Fondazione Pupi, dove andrà ciò che verrà raccolto, anche se si sa già che riguarda soprattutto i bambini, ma ci sono mire anche in Italia, anche qui a Milano e dintorni. Non solo a Milano e non solo in Argentina, credo che nel mondo c'è bisogno di fare qualcosa di importante per aiutare le persone che hanno più bisogno. Milano è una città che è molto sensibile, soprattutto io posso parlare e devo ringraziare questa città perché ogni volta che la Fondazione Pupi propone un'iniziativa, Milano risponde sempre bene e per questo volevo poter fare qualcosa su Milano, su tante associazioni che lavorano sul territorio, perché credo che più gente ci sarà allo stadio, più persone potremo aiutare. Finisce Grazie. Sarà bello raccontarlo e poi faremo anche un po' di spettacolo, insomma avremo solo vincitori, c'è il volo che apre la serata con un'esibizione in cui immagino ci sarà anche il pezzo di Sanremo e poi c'è Lorenzo Fragola, vincitore di X Factor, anche lui in un altro momento della serata ci coinvolgerà con il successo di Sanremo, il pezzo nuovo, e tanti ospiti ci saranno. Ho sentito dire che tra i calciatori gioca Bova, quindi c'è un non calciatore. Lo spirito è quello comunque di divertirsi, di stare tutti insieme per raccogliere fondi. È uno spirito meraviglioso. Ringrazio mia mamma che dal cielo sicuramente è felicissima come me. Ma ti sei allenato nel frattempo per tornare in campo? Sì, mi alleno un po', non come prima, però mi sto allenando, almeno credo che per questa partita ce la posso fare. Ti è in bocca al lupo. Crepi, grazie. Da Palazzo Marino a Milano è tutto, la linea torna a Videotop. Ciao.